Oggi prepariamo un dolce che non è stato richiesto di più. Prepariamo il gelato al cioccolato, però non sarà il solito gelato a base di latte o panna, che magari è fin troppo pesante per l'estate, ma la base sarà d'acqua. Non sarà slavato, tranquilli, perché comunque sfruttando i grassi del cioccolato presenti già, il gelato risulterà comunque cremoso. Veramente, fidatevi. Adesso ovviamente vi faccio vedere come, cioè vi spiego come ho fatto a farlo e poi vi faccio vedere il risultato finale. Sono partito dal cacao, l'ho versato in una pentola, ho aggiunto zucchero di canna, volendo ovviamente potreste anche utilizzare quello bianco normale, un po' di maizena, pochissima, e un pizzico di sale, fondamentale per esaltare il sapore, e con il cioccolato ci sta veramente bene. Successivamente ho aggiunto l'acqua. All'inizio ne ho messa poca perché il mio scopo era quello di formare una crema, no? E poi ho messo l'altra acqua, che ovviamente era la maggior parte, tutta in un colpo, tanto ormai i grumi se ne erano andati e quindi possiamo andare sul sicuro, la versiamo tutta e mescoliamo. Portiamo questo composto acquoso ma molto profumato di cacao sul fuoco, fiamma bassa, cioè media, media, una fiamma media andrà benone, e portiamo appunto questo composto gli facciamo raggiungere il bollore. Mescolate di continuo, mi raccomando, è importante, perché se si attacca e poi brucia il vostro gelato veramente non è poi così buono. Quando ha raggiunto il bollore lo fate bollire ancora per 30 secondi, poi spegnete e aggiungete il cioccolato fondente tagliato a pezzetti. Io ho utilizzato un cioccolato fondente al 70% di cacao, ma scegliete voi in base ai vostri gusti, in base ovviamente se preferite un gelato molto fondente o un po' meno. Adesso, per farlo raffreddare velocemente, vi do un bel trucchettino, che è quello di usare un abbattitore casalingo, ossia riempite il vostro lavandino con dell'acqua fredda e poi immergete la pentola dentro fino a quando raggiunge insomma una temperatura tiepida. Dopo aver fatto questo, nella pentola aggiungete del caffè, che ci sta veramente bene. Se non vi piace, ovviamente sostituitelo con l'acqua all'inizio, quindi al posto di utilizzare 650 ml di acqua ne utilizzate 700, e il caffè lo metto adesso perché se lo facessi bollire è come quando fate bollire il caffè sulla moka, no? Si sente quel gusto un po' di bruciato che non ci sta. Quindi lo aggiungo solo adesso. E poi aggiungo un ingrediente che, come nel gelato alla fragola, ho messo la vodka. Questa volta metto il rum, che col cioccolato ci sta divinamente bene. Serve questo ingrediente alcolico per abbassare il punto di congelamento della massa. Ovviamente, se non lo volete, verrà comunque buono lo stesso. Ora versate il composto in una bella pirofila e lo facciamo congelare. Almeno 6 ore, ma se potete anche di più. E quando si sarà il tutto compattato, lo tagliate o comunque lo fate in modo da estrarlo dalla pirofila e lo frullate. Io l'ho frullato in due step, in un frullatore o anche quello ad immersione andrà benissimo, perché dovremo un pochino montarlo questo gelato, e poi lo rimettete o nella stessa pirofila oppure, come ho fatto io, in uno stampo da plum cake andrà benissimo. Lo fate compattare ancora in freezer per almeno 2 ore. Adesso io vado in cucina, aspettate 2 secondi, I'm sorry, e lo spallottolo, arrivo subito, un attimo. Un po' di cioccolato che ho fatto prima con il pelapatate per ingolosire ancora di più il gelato. Siamo pronti. Ho fatto le foto e vi assicuro che fa anche abbastanza caldo, anche se non sembra. Guardate la corposità ancora che ha, ok? Ed è senza latte. Il burro di cacao presente nel cioccolato fa sì che comunque, anche senza latte o panna, il gelato risulti corposo e cremoso. È un gelato comunque molto fresco e leggero, che però riesce ad avvolgervi il palato proprio, anche grazie a questa presenza rotonda del caffè. Buono, 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 buono. Mi piace proprio. Abbiamo fatto assieme quindi un gelato vegano, perfetto per soddisfare i gusti di tutti, anche perché è senza glutine e senza lattosio, quindi veramente
lo possiamo mangiare tutti quanti. Ovviamente a chi non piace il cioccolato non è indicato, anche perché in questo gelato qua il fondente si sente. Noi nel frattempo ci vediamo su Instagram per altre adventures, vi lascio altri due video qua. Qua invece per iscriversi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video, e invece qua sotto c'è il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Ovviamente qua invece ci vediamo al prossimo video, e vi dico una cosa: adesso che arriva l'estate non so se riuscirò sempre a pubblicare due video a settimana, però appena sarà possibile io ci sarò, ok? Per darvi degli spunti e nuove idee. Grazie come sempre per essere stati qua e provate a fare questo gelato favoloso. Ciao!